Grandissima frustrazione, ragazzi. Per due volte, ma non so, anche se per la terza volta succederà. Stavo registrando, stavo giocando e per due volte è andata la luce per il quartiere della mia città di Bisceglie. Una la stavo vincendo 2-1 con un mio iscritto. Giocava in 10 e uno la stavo perdendo di santa ragione con un altro italiano e se n'è andata la luce. Per me è tutto buttato nel cesso perché ovviamente non rimane nulla salvato. Avevo fatto vedere qualcosa che avevo fatto contro com, contro online, qualcosa che avevo vinto. Ho perso 17 punti prima e 16 adesso. No, quanto non mi ricordo, 15. Vabbè. Allora, raga. Riproviamo, se ne va per la terza. Non riesco mica a dire nulla, per me che ci sono rimasto male, che al di là del quinto sconfitto. Veramente va via la luce a me, raga, non ho visto neanche avversario, vabbè, perfetto, dai. Bravo. Va bene. Venivo da un bel filotto di partita non perso. E vabbè. Va bene. Ci rimango male quando mi succedono queste cose. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Oh. Non riesco a dire nulla, no. Non riesco a dire nulla. Cioè, per ben due volte è andata via la luce, raga. Io ho scritto a entrambi gli avversari se mi rispondono. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo Vabbè, apprezzeranno. Insomma, davvero una questo splendida già tutte serata. le cose giù metto. Clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Tra i più grandi stati d'Inghilterra, con i suoi 75.000 e più posti a sedere, l'Old Trafford di Manchester ospita le gare casalinghe di una delle squadre più vincenti I del mondo. numeri. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Manchester United e Bayern di Monaco.
secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Leon Goretzka, uno dei calciatori della generazione d'oro tedesca degli ultimi anni. A me piace tanto il suo stile semplice ed essenziale, è davvero il cuore e la mente del centrocampo della sua squadra. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Oh, voglio, ci sono rimasto male. Che non riesco a dire una parola. Cioè, a me, io quando le quitto, vabbè, ma quando se ne è tutto per coppia di via della corrente, raga, ma c'è da cioè, poi un servizio, poi tra l'altro. Dai, un servizio. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Palla a cercare la profondità. Vabbè. Insomma, immaginate quel che hanno i macchinari e i medicinali, che è più importante. Avanzano con una intricata rete di passaggi. E guarda qua come. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. 30, più di 30 punti persi per via della corrente. Vabbè, lasciamo perdere con quel, perdevo 4 a 1. Però mancava una mezz'oretta ancora, sapete com'è sto gioco. Proiettandosi in avanti con forza. Cazzo fa questo? Goretzka. Non riesce a mantenere possesso. Vabbè. Madonna mia. Non mi laggare, fratello mio, non bastano le. Del Piero. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. È buona, si gioca. Guarda che buchi che sto avendo, raga. Che buchi che sto avendo. Cristo santo. La gioca sulla destra. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Palla a Gerrard. Del Piero. Del Piero. Tiro difficilmente nelle sue corde, ma non va. Non era facile, ma di sicuro ci riproverà la prossima occasione. Su Coman, Baumgartner, Kimmich, grandissima lettura, riconquista il pallone, prova a cambiare la situazione con Romario e c'è proprio il Manchester United. Qui hanno difeso benissimo in avanti, andando a recuperare una palla preziosa. Poi devi anche essere bravo a ripartire con rapidità e lì hanno davvero fatto la differenza. Con l'L2 l'ho preso, con l'L2, col testa a testa. Si ricomincia dall'1-0. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Azione che poteva anche essere interessante, mancata però la lucidità nel cercare il suggerimento giusto. Che giocata in dribbling! Va bella! Con forza ed evita azzardi. Occhio, possono ripartire qui. Kimmich. 30 minuti già trascorsi nel primo tempo. La partita è ancora in bilico, un solo gol divide le due squadre. Ma reazione di puro istinto del portiere. Portiere impeccabile, Fabio. Difficile Vabbè. Fare meglio di così. Ma che fa? Gerrard. Goretzka. Io sono veramente allibito da quel che. Ma che cosa sta succedendo? Maledetta la muerte di sto shake da merda, Wanyu. Cioè, vabbè, va. Glielo fai per la terza volta. Oh, niente. Ma di là comunque è uscito due belle partite. Devo dire, ah, gioca come vuoi, ma vado qua. Sono più con gli uniti dietro. Ora non devono pensare al cronometro. Devono restare concentrati e conservare il gol di vantaggio. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Ci prova. Vabbè. Mazraoui, Gnabry, Goretzka,
sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Baumgartner. Baumgartner. Kimmich. Baumgartner. Prova a superare la difesa con un filtrante. Arnold. È laggata di nuovo. Riceve la palla. Che pallone può colpire. Salva Schmeichel. Cazzo di merda, con l'ago la segna. Senza tanti complimenti. Romario. Che bello. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Che gliela ha detto a me. Non un vantaggio che permetta di adagiarsi sugli allori, ma si tratta pur sempre di un gol in più degli avversari. Ancora 15 minuti di pausa prima di rivedere le squadre sul rettangolo di gioco. Tutti i Bayern Monaco questo. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. Si riparte per il secondo. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Coman. Gnabry. Kimmich. Io non capisco come cazzo sta giocando. Fermati, madonna mia! Posso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Goretzka. Beckenbauer. Palla che torna nella zona del portiere. Prendendo lui. De Michelis riceve il pallone. C'è la palla lunga, in avanti. Passaggio prevedibile, ci vuole qualche idea più brillante. Rummenigge. Kimmich. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo, ottima scelta di tempo. Differenza minima tra le due compagini, un'occasione potrebbe cambiare tutto. Gnabry. Difensori, cioè io non ho capito, toglie questo, rimette quello. Affanculo, beh, I want this to goal. Cristo santo, che gioco di merda, oh. Non si può rivedere questo gol, eh. Boh, sei andato di nuovo alla corrente. Passiamo piano, non c'è Rummenigge, neanche quello grande, leggendo. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso, la tentazione dai. Della manovra è più che giustificata. Sono stati sfortunati. Raga, ma ci rendiamo conto? Io che cosa ho fatto di male là? Cioè io... Mannaggia la morte, da che da chiave, che da manto, mannaggia. Che gioco di merda, che gioco di merda, raga. È un gioco di merda. Ma più tardi, almeno lui.
Fai niente, dovevamo stare dove dovevamo stare. Pazienza. I numeri. Questo è appena salito, raga. Mediano Roberto Carlos. Perfetto. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. L'atmosfera è proprio quella delle grandi serate. C'è tutto quello che serve per assistere a una partita fantastica. Che E non vediamo l'ora di cazzo di raccontare le ritardi. emozioni che saprà darci. La partita è già cominciata. Bulgaria e Manchester United. Fa viaggiare il pallone in verticale. Maradona ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Messi! Parata di Čech. Sarà rimessa laterale e il pallone è uscito. Ecco un altro crocio, un reggia di testa. Vabbè, del primo. Va via in profondità. Maradona, buona l'iniziativa. Detta lo scatto del compagno come un filtrante. Interviene tempestivamente. Perché? Passaggio profondo per Shevchenko, palla filtrante per Messi, e c'è il gol del Perfetto. Manchester United. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento, la transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. E Buono. la partita inizia alla grande, subito gol. Rimessa mal calibrata e palla regalata agli avversari. La gioca in avanti con un filtrante. Del Piero dentro il pallone. E se n'è andato il primo La tentativo. muetto, raica collante, guanio, raica collante. Fino ad ora è cruciale. Il punteggio è pronto. Raica Savic, collante. gol. Raica collante. Se ne va avanti, raga, io veramente, vabbò. Gli ho messo collante difensivo, si trova sulla mia tre quarti. Che Guadagnano cazzo una nuova tango è? pallina, il primo assoluto del match. Il direttore di gara concede un ulteriore corner. E il loro secondo corner del match conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Accelera per smarcarsi. Palla filtrante per Messi. Ma to che Colpisce. gol. Hanno trovato il gol. Tempi. Un 1-2 veramente da E ci è KO. stu Messi. La difesa era distante, ha potuto insaccare con tutta la calma del mondo.
essere ben coordinati. 2-0 dunque. Hanno alzato il ritmo e sono in un'ottima fase della partita. Stanno facendo pressione sugli avversari e i risultati si vedono. Nico. Prova la verticalizzazione, ma Filippo Inzaghi. Roberto Carlos. Ci prova con L2, cioè quadra. Uff. No. Giocarla in profondità. Prova ad allargare. Prova con la palla filtrante. Che cosa è sta cosa? Centimetri. È uno che non si fa mai pregare qua. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Nedved la mette in avanti, la calcia lunga nel corridoio di destra. Passa il pallone, però male. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava. Guardate Reca, dove sta di nuovo? Vede lo scatto e cerca la colpisce il pallone. La sfera è in porta. Vabbè. Minchia, quanto ti sfanculerò fra un po', Reca. Mi ha rotto già i coglioni, eh. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Baresi prova a darla profonda nello spazio. Io gliel'ho data a Messi. Io gliel'ho data fottuta a me. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Compagni un po' indispettiti da questo errore, doveva fare meglio. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene. Tenta il tiro. Palla in avanti verso il compagno. Il Manchester United è sopra, un buon primo tempo per loro fino a questo momento. Roberto Carlos. Di Marco vede la partenza del compagno e prova a sapere. Ci prova Messi. Platini. Di Marco trova aiuto allargando verso la fascia. Non tergiversa e allontana la palla. York! E poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. È così, Fabio, che si sfruttano gli spazi. Vabbè. Ha tagliato fuori la difesa creando una ghiotta occasione da gol. Si fa strada con forza. Two added minutes has been indicated. Shef. Parata di Cech. Del Piero cerca il tiro dalla media distanza, palla fuori di poco e finisce così in primo tempo. Una partita piuttosto combattuta in campo e equilibrata anche nella sostanza. Il distacco tra le due formazioni nel primo tempo è di un solo gol. Ancora 45 minuti per scoprire se ci saranno bene. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, nonostante il gol che separa le due squadre. Ah, cioè, guarda, gli sta facendo il mediano. Cioè, il mio collante invece ne va avanti. Un solo gol separa le due compagini al fischio parziale del direttore di campo. Messi! Madonna mia, raga, ma che è? No, l'altro gli devo fare uguale a questo. Secondo me vediamo di farlo uguale a questo. Cioè, che cazzo? Non so neanche cos'è questo, non taglia al centro. Innanzitutto non è facile e deve essere molto gratificante. Sono tre i gol siglati oggi e come da tradizione si porterà il pallone a casa. Altro due. È in uno stato di forma a dir poco strepitoso. Fammi lagare. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Il gol sembra quasi aver rotto l'incantesimo e adesso la gara entra nel momento più delicato. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. E l'idea era quella giusta, l'esecuzione decisamente no. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Niente di fatto, azione interrotta. Dai, parata di Cech.
Non prende rischi e l'allontana. Filippo Inzaghi. Il gol a inizio di secondo tempo ha spianato la strada. Adesso però questa strada va percorsa con l'organizzazione. Sto capendo un cazzo, raga. E l'aggressività. Shevchenko. Pallone interessante in verticale. Che gioco. E a tu per tu con l'estremo difensore. Del Piero. Vabbè, dai. Bel pallone filtrante, non è riuscito però non tirare più. Quanto so coglione. Che di buoni e ottima visione di gioco. Peccato che non siano riusciti a sfruttare questa occasione meravigliosa. Continua ancora a fare il coglione. Ma io, siccome è lo stile. L'hanno scampata bella. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. Sceglie di andare per vie verticali. Libera il compagno meravigliosamente. Ottima lettura, pericolo sventato. Ah, mo ho fatto io lo scemo, da. Roberto Carlos. Ho sbagliato il tasto. Del Piero, Del Piero. Tiro decisamente nelle sue corde, ma non va. Questa è una giocata audace, ma la chiedo scusa. Non gli è mai mancata. Uno. E due di servizi. Dai, se sto faccio riposare dopo. Io 600. Allora. Substitution for Bulgaria. Number 10. Tutte due squadre hanno optato per il cambio. Number 4. Number 32. Coming on the field. Cerca l'uomo là davanti. Alexander Arnold. Oh. Sulla palla interrompe l'azione. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. La qualificazione sembra in cassaforte. È probabile che adesso pensino a conservare il risultato piuttosto che a macinare gioco. Non riesce proprio a divincolarsi dalla morsa degli avversari oggi. Beh, i difensori sanno che gran parte del gioco passa dai suoi piedi e cercano di raddoppiare costantemente la marcatura. Che siamo, solo a me. Cerca la traccia in profondità. Baresi. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Nello spazio per Del Piero. Si... Del Piero! Ma perché? Ma cosa fa? Ma me la porto sul destro io! Riuscito a capitalizzare. Alexander Arnold fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ha provato a fare tutto da solo, ma non ha tratto in inganno la difesa. Parata di Cech. Che leggerezza! Devono stare più attenti. Passaggio profondo per Nedved. Vabbè, da, mannaggia la muerte, da tanto. Jenakos incredibile, Shevchenko. Ma lo devo prendere il gol, ma vedrete. Prova con una palla filtrante. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Gioca una palla lunga. Niente, non glielo fa, raga. Non glielo fa. Arnold. Iniesta. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Nesta. Iniesta ha spazio sulla fascia. Che ho detto io? Un gol pesantissimo trovato nel finale per giunta. Che ho detto io? Che gioco di merda. Che gioco di merda. Ma proprio un gioco di merda. È un gioco di merda. Fanculo a tua madre, va. Substitution for Bulgaria, number
prime squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. No. E ora è tutto di nuovo possibile. Davvero un gran finale. Credono nella rimonta, Fabio, e fanno bene. Manca poco allo scadere, ma serve soltanto un gol. Devono continuare a giocare così, con coraggio e determinazione. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Palla a cercare la profondità. Parata di Cech, parata da campione, su una conclusione velenosa. Bisogna lodare l'estremo difensore, ha letto benissimo la situazione. Brutto segno, non sembra poter tenere il ritmo, qualcosa non va. Sì, e sembra doloroso, vediamo se riesce a continuare. Pare riesca a continuare, speriamo regga. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Opta per il tocco corto. Recupera palla dopo qualche sportellata. Iniesta. Palla blanciona, beh, culo rotto da merda. Nel calcio è sempre una questione di dettagli ed episodi. Loro sono stati più bravi a sfruttarli e hanno avuto la meglio per un soffio. Prestazione pazzesca la sua, tre gol e si porta a casa il pallone. E cosa ne pensi della partita, Luca? Il gol iniziale è stato decisivo. Per loro l'incontro si è messo subito bene e gli avversari non hanno avuto la forza di rimontare lo svantaggio. Siamo ai saluti finali. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. È sempre un piacere lavorare con te, Fabio. Vabbè raga, dopo due partite saltate per la corrente ce ne portiamo due a casa. Oh, peccato raga, dovevamo stare 8.003. Peccato veramente. Puttana maiala, Dove cazzo è questo? Tacci tu e di tuo nonno. Terza divisione raga. Ovviamente straniero. Lo segnaliamo. Quelli di prima non mi hanno risposto, raga. Vabbè, dai. Ciao e buon inizio settimana. Da domani. Ciao, Anio.